Chi vuole la frutta? Vuoi un po' di frutta? No, giù. Com'è andata a scuola oggi? Bene. E comunque papà mancava un compito sul quaderno. Vabbè, lo facciamo oggi. Lo facciamo. I cavalli sono messi paura stanotte dei tuoni. Penso un po' di sì, perché li sentivo che strillavano. Sì, Papà si è svegliato alle 3 perché sentiva delle persiane che forse sbattevano. Sentiva i cavalli che nitrivano, che battevano contro le porte perché sicuramente avevano paura. E è stato con loro. Mi ha fatto trovare il camino acceso, il caffè fatto. Tutto. La macchina, visto, anche la macchina. Anche la macchina accesa, calda, cioè con l'aria calda. Cioè bellissimo, tutto pronto. Mi sembrava la regina stamattina. E io in fabbrica quando sono entrata era buio pesto fino alle 7. Cioè era notte. Poi questo tempo così. Però tutto sommato è andato bene. Parlando così con le persone che girano al bar, ho chiesto se qualcuno aveva una macchina così di seconda mano da vendere, perché appunto noi stiamo un po' incasinati con le macchine. Quindi papà non la posso portare, la tua ce l'hai sempre tu. Che macchina è? Ma io non lo so che macchina è Valentina. Che macchina? Che devi far fighetto e andare alla macchina fatta bene tu? È una macchina normale, Porsche. Basta che cammina. Un Porsche. Una carrozza. Porsche. Tua sorella lavora al bar, non so, tua madre è un'operaia, c'è un Porsche. Ma questa è una cosa da valutare, raga, non partite in quarta. Se tu ci aiuti, cioè se collabori. Sì, io posso collaborare, perché no? Poi andiamo insieme, sta macchina c'è un po'. Nel caso in cui magari ci sono le bollette da pagare e questo mese mamma e papà non ci riescono, cioè tu collabori. In modo tale che poi riusciamo a fine mese a coprire tutti quanti i buchi. In tre, ciao. Ciao nonna. Ciao nonna.